In Italia, il paese più longevo d'Europa, con il 22% di over 60, ci sono circa 600.000 persone che convivono con l'Alzheimer, patologia per quale ad oggi non esistono cure farmacologiche in grado di bloccarne la progressione. A tal proposito, dalla ricerca arrivano però delle speranze concrete, in particolare dallo studio Lipidi Diet, condotto da un consorzio indipendente e pubblicato su Alzheimer's and Dementia, il primo trial clinico volto a documentare l'efficacia di un trattamento nutrizionale specifico prodotto da Nutricia Italia, società del gruppo Danone, rispetto agli indicatori principali della malattia, inclusa la capacità dei pazienti di continuare a svolgere le normali attività della vita quotidiana. I risultati dello studio, condotto su 311 pazienti affetti da declino cognitivo lieve, indicano inoltre che i benefici aumentano con l'utilizzo continuativo e a lungo termine del trattamento e sono migliori nei pazienti con una diagnosi precoce. Questo studio ha dimostrato a 3 anni di distanza ciò che era già stato in parte indicato nello studio a 2 anni di distanza, ovvero che riduce la progressione di malattia, la riduce sul piano dello stato cognitivo generale, la riduce sul piano funzionale, la riduce per quanto riguarda la memoria, e parliamo di una riduzione variabile tra il 40 e il 50%, ma il dato ancora più significativo è che riduce gli indicatori di atrofia cerebrale del 20-30% a seconda dell'indicatore, ovvero dimostra che questo preparato è in grado di contrastare la progressione della malattia, cioè di una malattia come l'Alzheimer, per la quale non abbiamo ancora farmaci in grado di modificare la storia naturale del corso. Ora parliamo di una categoria di persone con un declino cognitivo lieve, ma tra questi ci sono i più lievi e i meno lievi. Ebbene, l'effetto è molto più significativo nei più lievi, ovvero più precoce è il trattamento, più efficace il trattamento, ma la seconda è quello di imporre, in qualche modo cercare di fare una diagnosi il più precoce possibile, cosa che dobbiamo in qualche modo tutti noi impegnarci a fare. Fondamentale quindi è arrivare alla diagnosi il prima possibile, ma quali sono i sintomi d'esordio dell'Alzheimer? Nella stragrande maggioranza dei casi la malattia di Alzheimer esordisce con disturbi della memoria che tendono ad essere progressivi e rapidamente coinvolgono anche altre funzioni cognitive come il ragionamento, la capacità di orientarsi, il linguaggio. E talvolta l'esordio invece con altre funzioni come il linguaggio o aspetti che sono legati al comportamento. Ma l'aspetto principale della malattia di Alzheimer è che tende ad evolvere in modo più o meno rapido a seconda della persona e nel tempo. Questo lo differenzia da altre forme di perdita di memoria frequenti nei soggetti anziani che tendono invece ad essere stabili. Un recente report dell'Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato come circa il 20% dei decessi per Covid-19 si sia verificato proprio tra le persone con demenza, probabilmente per effetto della difficoltà ad aderire alle norme igienico-sanitarie e di salvaguardia individuale e della comune presenza di patologie croniche concomitanti. Ma perché oggi è importante più che mai prendersi cura delle persone con demenza? Sono le persone più fragili. E quindi vi è un'esigenza specifica da parte della medicina, dei sistemi di assistenza, di intervenire a loro favore, perché sono quelli che più risentono delle chiusure, più risentono della solitudine, più hanno paura, più risentono di tutte queste voci che girano e che li rendono ansiosi, incapaci di prospettare un futuro per loro e preoccupati molto anche per le loro famiglie. Una situazione ancora più complessa per quanti, circa il 20% delle persone con demenza, vive in strutture residenziali dove la circolazione del nuovo coronavirus è più sostenuta. Non riescono più a contattare i loro parenti, hanno anche con gli operatori difficoltà relazionali dovute alle tutte le barriere di difesa e quindi soffrono molto. Devono essere al centro della nostra attenzione perché è una sofferenza che può anche ridurre la durata della vita.